1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. test streaming 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1, 2. Thank you.
47 anni, ma muore mio cugino, che
cammina malapena e perso, sono andato a vedere, ma io non vedo l'ora che finisca. Cosa posso fare per lui perché passi? Tutte le ragioni più una, perché sono robe. Che cosa che devi vedere? 46, 47 anni. Comunque c'è niente nella asciutta, eh. Sì, sì, sì. Dico anche. No, no, ma non tanto, perché tanto c'è io che te abbiamo giusto da dire. Che... Sì. Sì. Cioè io dirò che se vieni in ospedale facciamolo formale. Sì. Buonasera, cominciamo la presentazione di questa mostra e dando subito la parola al sindaco di Cento, che è l'ente che ha patrocinato, che ha organizzato questa mostra, e poi seguirà il padrone di casa, che è il presidente della Cassa di Risparmio di Cento, Carlo Alberto Roncarati. Sì, buonasera, io più che altro prendo l'opportunità che mi deriva dalla carica perché così ho il modo di esprimere la soddisfazione, mia personale, ma credo di interpretare anche la vostra, intanto perché abbiamo tutti quanti un po' voglia di vedere il nome di Guercino e il suo genio a parete, ma soprattutto perché questa è un'iniziativa particolarmente ricca, particolarmente interessante, che speriamo, questa almeno è l'intenzione dell'amministrazione e su questo abbiamo accolto anche direi l'entusiastico coinvolgimento della Cassa di Risparmio, che ringrazio, dicevo, un'occasione per rendere il nostro figlio più illustre sempre meglio conosciuto ai centesi, con una chiave di lettura, e lo sentirete anche dalle parole dell'assessore, che nasce per essere, oltre che rigorosa dal punto di vista scientifico, anche abbastanza accattivante e nuova. Quindi la speranza è che anche le generazioni più giovani, si dice sempre, poi a volte non succede, però in questo caso anche col vostro aiuto, io spero che riusciremo a farlo succedere, anche le generazioni più giovani potranno conoscere meglio quello che è il principale ambasciatore della nostra città nel mondo. E in questo caso lo è veramente, perché tutti voi sapete che tra pochi giorni chiuderà la grande mostra di Guercino a Varsavia, e la rassegna stampa è entusiastica. Io ho avuto modo di essere presente fisicamente proprio nelle ore poco antecedenti all'inaugurazione, e ho visto come questo sia stato l'evento culturale di riferimento per l'anno culturale di un grande paese emergente come la Polonia. Sono certo che la stessa cosa succederà in tutte le altre tappe di questo tour di Guercino, che come ha detto una volta Fausto Gozzi, ha viaggiato molto poco in vita, ma sta recuperando alla grande in questo periodo purtroppo post terremoto, ma oggi quello che dobbiamo vedere è realmente il grande progetto culturale che fa sì davvero che decine di migliaia di persone, perché i dati, forse se Fausto li vorrei dire, 30.000. No, io lo sapevo, ma siccome è un dato tuo lo dico io, 30.000 visitatori è un dato assoluto per la mostra di Varsavia, e sono certo che questo sarà lo standard per il tour nel suo complesso. Quindi, mentre Guercino fa faville nel mondo, noi ce ne teniamo un pezzo esposto qui, coltivando anche un piccolo sogno, che è quello di riuscire a riportare in parte anche questi tesori nel nostro territorio nel tempo più breve possibile. Colgo l'occasione, perché siete tutti appassionati d'arte, la vostra presenza lo dimostra, e sono certo amanti di Guercino, per dire che la priorità, cioè l'impegno profuso verso il recupero della Pinacoteca, sta nella lista delle alte priorità del nostro comune. È un contenitore, me l'avete probabilmente già sentito dire molte volte, pesantemente martoriato dal terremoto. Io ho avuto occasione di andare recentemente con una delegazione dell'Emilia Romagna a vedere l'immobile. Devo dire, fa veramente impressione la quantità di legno e metallo che è stata impiegata per garantire alla struttura di mantenere solidamente la propria forma, ma i danni sono davvero, davvero importanti. Fortunatamente non è capitato nulla di irreparabile, quindi stiamo già cominciando le fasi di progettazione, anzi qualcosa si è già mosso per poter avviare poi l'iter di riparazione vera e propria. Oggi però parliamo di Guercino e di musica, lo faranno altri meglio di me,
oltre che ringraziare voi per la partecipazione, ringrazio ancora Carlo Alberto Roncarati, a cui passo il microfono come importante padrone di casa. Questa definizione mi gratifica oltremodo. Padrone di casa, ma la casa non è mia, io sono semplicemente un custode, ho molto pro tempore, giusto ricordarlo, ma ho molto piacere che siate qua e di ospitare questa manifestazione. In effetti, lo ha detto un po' di sfuggita il sindaco, l'evento terremoto ha segnato una linea di demarcazione, no? Così come i grandi eventi prima e dopo quell'evento. E dopo quell'evento la Cassa ha deciso di condividere di più il suo tesoro, questo salone. Credo che sia corretto farlo, che sia stato intanto un contributo a quel ritorno alla normalità che è stata l'ambizione di tutti, quindi non abbiamo accarezzato grandi sogni in questi mesi. Ritorno alla normalità significa anche una vita culturale intensa, come è adatto, come è giusto che sia per una città d'arte e di cultura quale questa. A pieno titolo, città d'arte e di cultura, per la sua storia, ma anche per il suo presente, per i tesori che conserva. Quindi la Cassa è molto lieta di mettere a disposizione il suo salone, farà in modo che ci siano nel prosieguo della stagione anche altri eventi, perché questo deve diventare un salotto a disposizione della città, quindi lo dico in anteprima, saremo molto contenti di condividerlo con i centesi, con gli ospiti esterni per le manifestazioni che riterremo di indire, di promuovere qua. E per questa manifestazione che celebra Guercino e la musica, che poi avrà anche ospitalità qui, non posso che auspicare che ci sia la giusta attenzione che premia l'impegno degli organizzatori. Abbiamo collaborato anche attraverso i nostri collaboratori a questi allestimenti, ancora lo faremo, e quindi credo che sia la migliore dimostrazione di come una banca può e deve essere vicina alla propria comunità. Noi siamo una piccola banca, la cosiddetta banca di territorio, secondo i pronostici di accreditati economisti non è detto che questo tipo di banca continui, ma noi ci batteremo perché invece ci sia questa continuità, perché ciò accada, convinti che sia nell'interesse della comunità. Era una banca vicina, attenta, custode anche delle tradizioni e comunque sia leale con i propri clienti, credo che sia un vantaggio per tutti e ci batteremo perché questo possa continuare. Grazie. Ecco, la parola ora all'assessore alla cultura, avvocato Claudia Tassinari. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Sì. Io è con molto piacere che sono qui questa sera ad inaugurare questa mostra. È un evento nel quale abbiamo creduto molto, l'idea ci è venuta dopo che abbiamo ricevuto un interesse da parte, direi, di tutto il mondo di avere Guercino nel resto del mondo. E come è stato detto più volte, il prestito delle opere di Guercino è stato chiesto in molti paesi d'Europa, negli Stati Uniti e in Giappone. E adesso è esposto a Varsavia con un grandissimo successo di pubblico, come è stato appena detto. E pertanto ci è venuta questa idea di esporre opere del Guercino anche qua, cogliendo l'occasione del nostro prestatore, signor Savelli, che ringrazio, e di riparlare anche a Cento del Guercino, mantenendo vivo l'interesse e lo studio anche fra noi centesi. Per fare questo abbiamo quindi colto l'occasione di parlare di Guercino in relazione ad un aspetto artistico particolare, che è quello della musica, che pure il Guercino ha affrontato, e in particolare cogliendo l'occasione di Casa Pannini, che adesso ospita la biblioteca comunale e l'assessorato alla cultura, oltre ad una parte della Fondazione Teatro Borgatti, e cogliendo l'occasione di riscoprire questo edificio e riparlare del suo stato di conservazione. E quindi, partendo dal fatto che una stanza di Casa Pannini era stata dipinta dal Guercino e con delle note musicali vere e proprie, abbiamo
colto l'occasione con la professoressa Anna Valentini di riportare all'attenzione del pubblico questo tema. Siamo riusciti quindi a raccogliere queste tre opere che sono accomunate fra loro proprio dal tema della musica e insieme alla pittura abbiamo realizzato una serie di eventi che stimolano i sensi e creano un ambiente che vuole essere ricostruire l'ambiente che poteva essere nel 600 all'epoca del Guercino, attraverso anche la musica e attraverso un contesto che fosse il più possibile completo. E in questo ci aiuta moltissimo anche la disponibilità della Cassa di Risparmio di Cento, che ci ha messo a disposizione questo salone che veramente crea l'atmosfera che vorremmo ricostruire. Quindi insieme alle opere, all'esposizione delle opere, abbiamo organizzato questa serie di concerti di grande rilievo e una serie di conferenze, anche queste di grande spessore, che vogliono riaprire e portare avanti uno studio del Guercino che lo veda anche in relazione ad altri grandi artisti del suo tempo, ad artisti sia nazionali che internazionali, di fama internazionale, artisti stranieri, diciamo così. E, infatti partiamo con la prima delle conferenze, devo cambiare gli occhiali, la prima delle conferenze dove sarà nostro ospite lo studioso Edward Payne. Edward Payne è uno studioso di New York che ha fatto questo lavoro dove mette in relazione il Guercino e Ribera. E nel fare questo studio noi manteniamo anche una relazione con la Fondazione Sir Denis Mount, che come sapete porta avanti quello che è stato il lavoro di un grande studioso del Guercino, Sir Denis Mount, oltretutto nostro concittadino onorario. Edward Payne è stato premiato l'anno scorso proprio dalla Fondazione Sir Denis Mount per questo importante studio che ha fatto, parallelo che ha fatto fra il Guercino e Ribera, e quindi l'abbiamo invitato anche a Cento per far conoscere anche a Cento questo studio. Poi le conferenze proseguono esplorando vari aspetti della poetica del Guercino con docenti universitari con docenti universitari studiosi, fra cui anche Joanna Killian, che è la curatrice del Museo della Pittura Italiana del Museo Nazionale di Varsavia. Anche in questo caso vogliamo appunto vogliamo approfondire lo studio del Guercino e mantenere queste relazioni importanti che danno spazio e rilievo a livello europeo e oltre a questo nostro grande artista. Per cui il calendario è questo: Edward Payne il 31 gennaio, e seguirà poi il 7 febbraio il professore dell'Università di Verona Bernard Aichema, che è stato anch'egli a Varsavia a tenere una conferenza in occasione della mostra del Guercino, che parlerà delle maniere del Guercino. Poi avremo Joanna Killian il 14 febbraio, che parlerà del Guercino e l'amore. E seguirà il professor Giovanni Sassu del Conservatore dei Musei Civici di Arte Antica di Ferrara, che parlerà di Guercino e Bononi, che abbiamo pure esposto. Barbara Gelfi il 28 febbraio insieme alla dottoressa Erika Govoni parleranno invece di Paolo Antonio Barbieri, fratello del Guercino. E infine il professor Luigi Ficacci, soprintendente per i beni storici e artistici della provincia di Bologna, Ferrara e Cesena, farà un parallelo fra Guercino e Velázquez. I concerti saranno invece il sabato pomeriggio e anche qui apriamo con un concerto da parte di un gruppo musicale che si chiama Dolcissimo Sospiro, Accademia Strumentale Italiana, che è stato anch'esso a Varsavia in occasione a tenere un concerto
in questo, nell'ambito della mostra sul Guercino, ed eseguirà dei brani musicali proprio di questo del periodo barocco, proprio per ricreare anche, poter ascoltare, come dicevo prima, anche la musica di quel periodo. Poi un'altra, seguirà un concerto un po' particolare che sarà l'esecuzione di brani di Handel. Handel non appartiene naturalmente al periodo storico del Guercino, tuttavia egli si appassionò moltissimo alla pittura italiana barocca di quel periodo e compose un brano musicale proprio ispirato ad un quadro del Guercino, Lucrezia, un quadro del Guercino che la Fondazione Mahon aveva lasciato alla nostra Pinacoteca in comodato e che purtroppo abbiamo dovuto spostare al Museo di Novara. Verrà a tenere questa conferenza insieme al gruppo musicale il dottor Francesco Gonzales, che è responsabile per i beni culturali ecclesiastici proprio della diocesi di Novara. Poi il 15 febbraio verrà eseguita musica dello stesso periodo da parte del duetto per tenori. Sono due tenori, si chiamano Roni, ed eseguiranno brani dell'epoca di Monteverdi. Ecco, in questo ambito, in questa rassegna, vogliamo valorizzare anche dei grandi artisti della nostra città, ed in particolare Bartolomeo Campagnoli. Nell'occasione saranno presenti i sei quartetti per archi, i quali interpreteranno delle musiche di Bartolomeo Campagnoli che verranno anche poi registrate in un CD che verrà divulgato successivamente fra il pubblico. E nell'occasione coglieremo quell'occasione per presentare un bellissimo libro scritto da un autore tedesco, Axel Aurin, già 2 anni fa, che purtroppo dovevamo presentare l'anno scorso, ma come sapete il programma degli eventi culturali è cambiato, per cui dovevamo presentarlo nel 2012. E cogliamo l'occasione per farlo invece il 22 febbraio. Sabato 1 marzo avremo magnifica occasione, secondo me, di poter ascoltare uno Stradivari. Il maestro Matteo Fedeli verrà infatti con questo Stradivari del 1715, uno Stradivari che per la sua preziosità viaggia sempre scortato. E il maestro Matteo Fedeli per chi non lo conosce, è famoso, ma è di Milano e ha ideato questa iniziativa, uno Stradivari per la gente. Raccogliendo degli sponsor importantissimi come la Bayer, che paga i costi del viaggio di questo strumento musicale così prezioso e per cui deve viaggiare sempre scortato. E il maestro Matteo Fedeli ha voluto comunque creare questo evento, per questa iniziativa, per far conoscere alla larga parte del pubblico la musica. E si esibisce a Milano, come al Teatro La Fenice di Venezia, come a Parma e moltissimo negli Stati Uniti e all'estero. Il fatto che sia avvenuto, abbia accettato di venire a Cento, è davvero importante perché, devo dirlo, anche se non sembra bello parlare dell'aspetto economico, però diciamo che con il fatto che abbiamo subito il terremoto ha voluto dimostrare la nostra solidarietà con noi e ha accettato di venire, insomma, a dei costi che possiamo permetterci. Infine il Guercino, da ultimo ci sarà l'evento che spiega e diciamo è la chiave di volta di tutta questa iniziativa, perché ci sarà appunto una conferenza concerto con la professoressa Anna Valentini e il flautista Stefano Melloni che interpreteranno proprio le musiche che noi vediamo trascritte grazie a Francesco Algarotti
vediamo negli spartiti esposti e che erano state dipinte dal Guercino a Casa Pannini e che ora che sono perdute in Casa Pannini. Verranno quindi interpretate e potremmo davvero ascoltare quella che era la musica di quel periodo. Quindi è una grande occasione per ritrovare un pezzo di storia e conoscere dei brani musicali che altrimenti non avremmo potuto, di cui nulla avremmo potuto sapere. E in questo abbiamo avuto anche, diciamo, quella che fortuna, diciamo così, perché questi brani sono stati ricopiati nel Settecento da questo famoso musicologo di Venezia, Francesco Algarotti, che per curiosità, non so bene per quale ragione, però si è recato a Cento, ha copiato questi brani e li ha trasmessi a Padre Martini. Padre Martini di Bologna, che come molti di voi sapranno è stato anche un maestro di Mozart. E quindi è stato capito il valore e l'importanza di questi brani e sono stati conservati al Museo della Musica di Bologna. Ed oggi abbiamo ancora l'opportunità di poterli interpretare e sentire. Capisco che l'impegno che viene richiesto è notevole perché abbiamo una conferenza il venerdì sera e un concerto il sabato pomeriggio, oltre che la mostra, è impegnativo. Ma era l'unico modo forse per poter approfondire e coinvolgere davvero il pubblico in un viaggio all'interno della pittura di quel periodo storico della storia, e quindi della storia dell'arte e della musica. Spero che il pubblico possa apprezzare questa iniziativa. Grazie a tutti voi. Spiego le operazioni che vedete, saluto il Presidente Roncarati che per una concomitanza di impegni ci lascia e si possono allargare gli altri due interlocutori. Sì, c'è anche un saluto importante della Galleria Arcimboldo di Marcantonio Savelli che ci ha prestato le opere, quindi io cedo la parola a Marcantonio Savelli. Buonasera, sì, appunto come anticipava il Dottor Gozzi sono qui seduto in qualità di prestatore di due delle tre opere che vedete esposte, quella del Guercino e quella del Bonone. Quando il dottor Gozzi ci ha contattato abbiamo naturalmente accettato con entusiasmo, il nostro compito è tentare di valorizzare opere d'arte, in particolare dipinti antichi e dunque quale miglior circostanza che questa, specialmente se parliamo di autori emiliani e soprattutto del Guercino, che come ben sapete è legato indissolubilmente a questa città. È necessario per cui da parte mia fare alcuni rapidi ringraziamenti ad alcune persone, molte delle quali sono in questa stanza, in primo luogo il sindaco Piero Lodi, l'assessore qui presente Claudio Tassinari, e naturalmente anche un ringraziamento deve andare a chi ha reso disponibili questi bellissimi ambienti, pertanto alla Cassa di Risparmio di Cento, il presidente Carlo Alberto Roncarati, il direttore generale Ivan Damiano. Inoltre un ulteriore ringraziamento al dottor Gozzi stesso che ha curato l'allestimento insieme a Giuseppe Indelicato. Una rapidissima menzione per quanto concerne il catalogo, che è più che una descrizione sintetica dei tre dipinti, ma è un approfondimento piuttosto significativo che permette di inquadrare le vicende che stanno intorno a questi quadri, che sono legati tra di loro, e comprendere qualcosa in più dell'ambiente culturale che rese possibile la creazione di queste opere. È stato curato da professori, in primo luogo dal professor Daniele Benati dell'Università di Bologna, davvero un'autorità in materia, coadiuvato anche dalle professoresse Barbara Gelfi dell'Università di Bologna, Anna Valentini ed Elena Bastelli del Comune di Cento. Mi complimento appunto con gli organizzatori, per noi è stato un privilegio poter partecipare a questa iniziativa, già si è detto del ciclo di conferenze che completeranno il percorso e speriamo di poter rinnovare quanto prima un'iniziativa di questo livello. Sì.
Ecco, ringraziamo quindi gli enti, i prestatori, la Cassa, tutti quelli che hanno reso possibile questa mostra, e adesso entriamo nella seconda parte della presentazione, quella tecnica, che prevede appunto un'introduzione mia e una conclusione appunto di Anna Valentini, che ha studiato e scoperto quelle carte di cui faceva prima riferimento l'assessore alla cultura. Leggendo nel catalogo la storia di questa collezione della famiglia Goretti, mi viene in mente una frase detta da Umberto Eco l'anno scorso a un'inaugurazione di mostra di libri antichi a Bologna. Eco disse che le collezioni dei genitori sono la gioia dei figli, ma a babbo morto. Quando finalmente possono chiamare un rigattiere, non un antiquario, che carica tutto e porta via in blocco. Umberto Eco disse così, però non tutti fanno così, però succede. Ad esempio l'eredità di Guercino non venne dispersa dai due nipoti eredi, venne comunque dispersa dopo, in seguito alla morte di Benedetto Gennari, avvenuta nel 1715, dai figli di Cesare che appunto non facevano i pittori e quindi furono loro che vendettero i 5.000 disegni e gli oltre 300 quadri che si trovavano nella casa di Bologna. Così la collezione Goretti venne venduta nel 1652 dal figlio Lorenzo e in catalogo c'è la ricerca approfondita della professoressa Barbara Gelfi. Mentre la professoressa Valentini ha proposto una ricerca e ci parlerà della stanza della musica che c'era a Casa Panini ed è lei che ha scoperto le carte della musica nel Museo della Musica di Bologna, ora esposte qui nelle due bacheche che sono all'ingresso. Pensate che il letterato appunto Francesco Algarotti nel 1760 in visita a Cento copiò le 9 composizioni musicali che il Guercino aveva affrescato nella Casa Panini e mandò questi fogli al padre Martini, quello del conservatorio, le cui carte sono poi confluite nel Museo della Musica di Bologna. Ringrazio anch'io la Cassa che ci ospita e non si può non sottolineare la complessità di questo evento, come ha fatto appunto l'assessore Tassinari. L'iniziativa Guercino e la musica era già in cantiere, se ne parlava anche prima del terremoto, e Anna Valentini può testimoniarlo, e doveva tenersi nella Sala Blu. Quindi oggi per me è un segno di ripresa e di speranza per la città. Come sapete il catalogo è curato dal professore Daniele Benatti dell'Università di Bologna e storico dell'arte di fama internazionale, che ci sta seguendo da Parigi, dove è impegnato in una serie di conferenze e che quindi ringraziamo e salutiamo. Io che notoriamente passo come nemico della tecnologia, sono poi invece orgoglioso, come oggi, di comunicarvi che altre persone ci seguono. Oltre che da Parigi, Benatti, ci sta seguendo anche da Londra, dove saluto, Orietta Benocci Adam, indimenticabile compagna di Sir Dennis Mahon, e da New York ci sta seguendo anche Edward Payne, curatore del gabinetto dei disegni della Morgan Library. Da Verona ci segue Bernard Aichema, docente di storia dell'arte moderna dell'Università di Verona. E infine da Varsavia, dove c'è Joanna Killian, curatrice della pittura italiana del Museo di Stato, e fino al 2 febbraio custode dei nostri Guercino, che saluto e con la quale ho l'appuntamento lunedì 3 febbraio, che è giorno di San Biagio, per iniziare lo smontaggio della mostra. Daniele Benatti ha intitolato il suo saggio Un dramma per musica con due atti e un epilogo. Atto primo, Goretto come Orfeo. Grazie a una scritta sul retro della tela sappiamo che questo ragazzone atletico ma anche un poco effeminato è Goretto Goretti, ritratto in veste d'Orfeo a 14 anni, con ai piedi le due cagne di casa, le due cagnette Speranza e Lucrina. C'è scritto dietro al quadro. Dato che Goretto è nato nell'ottobre del 1592, il dipinto è del 1607, anno della prima a Mantova dell'Orfeo di Claudio Monteverdi, e non può essere certo una coincidenza. Il quadro parla uno stile inconfondibilmente quello di Carlo Bononi, pittore ferrarese importante anche per Guercino. Pur non conoscendo l'anno di nascita di Bononi, quest'opera, come anche il capolavoro suo che abbiamo a Casumaro, dovrebbe appartenere alle sue prime opere.
Il testo di Benati prosegue con l'atto secondo, Lorenzo e la vendita della collezione paterna. Antonio Goretti, il papà dei due raffigurati nei quadri, il papà muore nel 1649 e la collezione dei libri, strumenti musicali, spartiti e ritratti di musicisti passa al figlio Lorenzo che nel 1652, quindi solo dopo 3 anni, riesce a vendere la collezione in blocco niente meno che all'arciduca Ferdinando Carlo d'Austria, in viaggio con la sua corte in Italia, per far visita alla sorella Isabella Chiara, andata sposa 2 anni prima al duca di Mantova, Carlo II Gonzaga. La lettera che Lorenzo Goretti tiene in mano, in modo da lasciare bene in vista il nome del destinatario, ed è esibita con orgoglio. Barbara Gelfi ha scoperto che a queste date la famiglia Goretti era in cattive acque, ma che abisso tra l'entusiasmo per la musica del giovane fratellone nelle vesti di Orfeo e lo sguardo rapace di Lorenzo, un po' pieno di sé e che con quegli occhi che brillano e baffetti ben curati, proprio non gli riesce di nascondere un leggero sorriso di compiacimento per la vendita. Guercino conosce bene chi ha di fronte e ce ne consegna un ritratto per nulla bonario e a modo suo persino un po' spietato. Poi, dal punto di vista pittorico, che meraviglia la resa frusciante dell'abito nero da viaggio, dove di stoffa lucente come seta. Il candore del colletto e dei polsini plissé accuratamente inamidati. La consistenza dei guanti di capretto. Che bella idea la tenda di raso viola, che incanto lo stacco nero su nero del cappello retto con nonchalance e che sapienza le lumeggiature lungo i bordi dei fogli di spartito e sulle pieghe della tovaglia che sembra appena stesa sul tavolino e con le sue frange. E che modernità delineare nel fondo di questo quadro bande verticali di corami neri, stoffe gialle e verdi. Il saggio di Benati prosegue con confronti con altri ritratti realizzati da Guercino. Epilogo, ultimo quadro, ancora Orfeo. Si tratta del terzo quadro, l'Orfeo di Cesare Gennari, del quale in catalogo c'è una scheda appunto di Elena Bastelli, che parte dal mito di Orfeo e traccia un profilo del committente. Il conte Annibale III Ranuzzi, conte dei bagni della Porretta, è uomo di lettere, d'arte e di musica. Per darvi un'idea della capacità economica di questo Ranuzzi, vi dico solo che il loro palazzo di Bologna, in città, è quello oggi noto come Palazzo dei Tribunali. Negli inventari di casa Ranuzzi, a Bologna, Bastelli ha individuato altre opere di Cesare Gennari, fra cui questa, che oggi è della Cassa di Risparmio di Cento. Cesare Gennari, classe 1637, come sapete era figlio di Ercole Gennari e Lucia Barbieri, sorella di Guercino, e tutti insieme raggiunsero il Guercino a Bologna nel 1943, insieme al fratello Benedetto, nella casa bottega di Bologna, dove abitavano anche gli zii, Bartolomeo e Paolo Antonio Barbieri. Nel quadro di Gennari Orfeo ha il capo cinto dall'oro e il corpo semicoperto da un mantello rosso, impugna un violino a 5 corde e si volge indietro come per cercare qualcosa o qualcuno che ha smarrito. La sua sposa Euridice, ricacciata agli inferi nonostante con la musica avesse ammansito Plutone e le furie, condividendoli e per restituirgliela. Cesare coglie in questo quadro la malinconia del personaggio e ne staglia la figura contro un cielo ancora offuscato dai vapori dell'Ade, da cui l'eroe è appena uscito purtroppo solo. Ora non c'è più modo di richiamare in vita Euridice, all'infelice amante non resta che rievocarla con la musica. Il violino ravvivato dai riflessi del legno è un brano pittorico bellissimo, come sono belle anche le mani. Gennari sapeva bene come vanno tenute le dita sulla tastiera del violino e come si impugna l'archetto.
Oltre ai saggi di Benatti, Gelfi e Valentini, il catalogo contiene anche schede di Benatti e Bastelli, un testo di Luigi Alberto Gandini sulla venuta in Italia degli arciduchi d'Austria e l'inventario dei beni mobili di casa Lorenzo Goretti del 1655. Ecco, questo è, diciamo, quello che presenta il catalogo, in particolare il testo di Daniele Benatti. Io ho concluso e cedo la parola ad Anna Valentini. Bene, io mi unisco ai ringraziamenti che sono già stati fatti, non li rielenco tutti, però sono molto contenta che questa occasione, grazie al contributo di Comune, Assessorato e Prestatore, sia potuto giungere, e della Fondazione Cassa di Risparmio, sia potuto giungere a questo momento. Allora, le tre opere, i tre dipinti che vedete in mostra e le carte sembrano qualcosa di un po' estraneo l'uno all'altro, mentre invece c'è un forte legame che li unisce ed è in pratica la medesima modalità di promozione e di produzione culturale di quegli anni, a cavallo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, e che erano le stesse modalità di promozione culturale, di produzione di musica e arte che si potevano sperimentare a Cento, come a Ferrara, ma se potessimo allargare il discorso anche a Roma, a Firenze, presso altre città e altre corti. Per cui in ogni caso, come in quelli che vedremo in mostra, ci troviamo famiglie di nobili o di gentiluomini che si dedicano al collezionismo, all'accademia, al raduno di intellettuali, che anche personalmente si dedicano alla musica facendo e suonando musica nelle proprie case. E questo crea la necessità di avere delle stanze dedicate alla musica, per cui vedremo in pratica che a unire entrambi le opere d'arte, i tre dipinti e le carte, sono in pratica le camere della musica in cui si trovavano, tanto a Ferrara così come a Cento. E partiamo appunto da Cento. Come è già stato detto e non lo torno a ripetere, il Guercino aveva affrescato casa Pannini, diverse stanze che conosciamo bene, perché poi quando furono strappate da muro gli affreschi confluirono o presso la Pinacoteca qua a Cento o in collezioni private, per cui conosciamo bene i soggetti degli affreschi delle stanze, le storie di Ulisse, Rinaldo, Armida, i paesaggi eccetera. Meno conosciuta era la stanza della musica ai giorni nostri, per il fatto che era stata perduta, cioè già a metà del Settecento l'umidità cominciava a corrodere l'affresco e per cui era già parzialmente rovinato. Ecco forse perché Francesco Algarotti, appunto recandosi in visita a Cento, venne ammesso a visitare tutta la casa Pannini dal conte Bartolomeo Pannini e rimase particolarmente colpito da questa stanza, che aveva appunto come soggetto le musiche che vedete copiate su carta. Quindi dovete immaginare che quelle composizioni che noi oggi vediamo su carta riempivano gli scomparti dell'affresco, del fregio, nella fascia alta delle pareti. Erano poi suddivise dalla raffigurazione di strumenti musicali, e sul camino c'erano dei fabbri che percuotevano l'incudine, quindi ricordavano l'origine mitologica della musica, con un motto appropriato sotto. Algarotti appunto li fece avere a padre Martini, che era musicista, compositore, ed era soprattutto un collezionista e un conservatore ante litteram, potremmo dire forse il primo storico della musica, perché stava raccogliendo una enorme quantità di musiche spartiti, anzi tutte le prime edizioni, non solo la prima, ma anche tutte le successive edizioni delle composizioni che venivano pubblicate le raccoglieva, e poi raccoglieva anche ritratti di musicisti, in pratica il cuore dell'attuale Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna. Il fatto che
le avesse mandate a padre Martini attraverso una lettera inviata in realtà ad Eustachio Zanotti, ha fatto sì che, arrivate a padre Martini attraverso Eustachio Zanotti, queste carte, prive di una lettera accompagnatoria, fossero rimaste un po' escluse dal carteggio martiniano e un po' in ombra. Però grazie appunto alla lettera di Francesco Algarotti si è potuto poi ricostruire la vicenda. C'è da dire che dal punto di vista storico-artistico le copie destano poco interesse, mentre da un punto di vista musicale o storico-musicale ne hanno moltissimo. Direi che la Camera della Musica dei Guercini è un esempio unico, non di Camere della Musica, perché allora in realtà ce n'erano diverse nelle case, come vi dicevo, dei nobili e dei gentiluomini di inizio Seicento, quanto per il tipo di soggetto, perché non è effettivamente è un caso unico il fatto che al posto di, che so, un concerto o un Apollo, un Orfeo che decorino una stanza destinata all'esecuzione musicale, il committente decida di far affrescare dei pentagrammi annotati. E fa riflettere una cosa del genere. E la prima conclusione che lascia immaginare è che chi ha voluto dei pentagrammi annotati è perché riusciva a decodificare molto bene ciò che c'era scritto, altrimenti non avrebbero avuto un significato per il committente. Quindi erano dei brani musicali che lui, che il committente, Bartolomeo Pannini o i familiari potevano leggere e che avevano un legame affettivo con questi brani. E questo ci porta alla prima considerazione, che appunto la pratica musicale all'epoca era tanto più diffusa e faceva parte del bagaglio culturale del programma educativo dei nobili, per cui era il motivo di fondo per cui poi troviamo tante camere della musica nelle case seicentesche. E una seconda considerazione è lo studio che si può fare su questi brani. Sono 9 brani musicali con 6 brani per canto e basso continuo, quindi monodie accompagnate, il genere più moderno all'epoca, un brano a 3 voci e 2 canoni. I canoni sappiamo bene che sono una composizione polifonica di cui vediamo scritta una sola voce, perché le successive ripetono la prima, ma attaccandosi all'antecedente, che è la prima che comincia la composizione, in momenti successivi, per cui diventa una composizione polifonica perché si somma una voce all'altra. Era uno strumento di esercizio del compositore, il canone, prima di tutto. Si imparava a comporre e a conoscere il contrappunto componendo canoni, per cui trovarlo all'interno come soggetto di un affresco ci dice che anche quello doveva essere un oggetto molto familiare a chi lo ha voluto vedere immortalato sulle pareti della propria casa. Quindi doveva essere un personaggio che sapeva comporre, il committente. C'è da dire che richiama anche un repertorio appunto molto nuovo all'epoca, la monodia accompagnata, quella che porta che stava portando già alla nascita dell'opera in musica e che mentre aveva visto sfaldarsi il madrigale polifonico cinquecentesco, stava conducendo il repertorio verso nuovi repertori. Quindi a Cento c'era una predilezione e la conoscenza del repertorio più nuovo e soprattutto di ambito fiorentino, perché uno dei due canoni era composto su un'aria famosa, che era l'aria di Fiorenza, che era un'aria che era stata composta da Emilio Cavalieri nel 1589 per gli intermezzi che vennero messi in scena appunto per la Pellegrina nel 1589 a Firenze. Quindi conosceva anche il repertorio fiorentino, sia perché cita questa aria, sia perché cita una seconda una seconda melodia, sempre di ambito fiorentino, all'interno del brano a 3 voci, La pastorella mia spietata e rigida.
Quindi questi brani, che in realtà di cui si ignora l'autore, perché non figurano in nessuna raccolta né manoscritta né a stampa dell'epoca, dovettero essere stati composti appositamente per figurare sulle pareti di Casa Pannini. Il medesimo orizzonte culturale, cioè quello della stanza in cui si svolge un concerto riservato, in cui gli stessi familiari fanno musica all'interno di queste stanze, perché dobbiamo immaginare delle stanze abbastanza contenute, nelle quali potevano starci un numero ristretto di musicisti e un numero altrettanto ristretto eventuale di ascoltatori, è lo stesso orizzonte che poi troviamo a casa di Antonio Goretti. Antonio Goretti, che fu il committente del quadro di Goretto Goretti, era il figlio, che vediamo appunto in mostra, e che era il padre di Lorenzo Goretti, l'altro personaggio ritratto invece dal Guercino. Chi era Antonio Goretti? È un personaggio che era già noto alla musicologia, ma che nel corso di una ricerca si è precisato meglio nei contorni biografici e si è arricchito di dettagli. La ricostruzione delle vicende dei due quadri è avvenuta grazie alle ricerche di Barbara Gelfi, che non ha potuto essere presente qui ma avrebbe dovuto, e che approfitto, spero che ci stia guardando, ha detto che l'avrebbe forse fatto, e quindi approfitto dell'occasione per salutarla. Nella ricostruzione che ha fatto ha potuto dare un nome appunto a questi due personaggi legali a quelli del padre, Antonio Goretti, che faceva parte di una famiglia che si era trasferita a Ferrara da Cugnasco, oggi Canton Ticino, e che era dedita alla lavorazione e al commercio del ferro. Quindi era in realtà un artigiano, un mercante, che aveva attivato una attività piuttosto lucrosa, per cui nel corso del Cinquecento la famiglia, che aveva la propria casa in via San Romano, con le botteghe a piano terra e l'abitazione ai piani superiori, si era arricchita e Antonio Goretti continua nei documenti ad essere chiamato Mercator Ferramentorum, quindi faceva l'attività di mercante del ferro, perché in realtà questo per tutta la vita fece. Era nato nel 1571, aveva studiato musica, il suo primo esordio lo fece pubblicando un madrigale in una raccolta di madrigalisti ferraresi dedicata ad Alfonso II e al Duca Alfonso II, e quindi il suo esordio lo fece da compositore. In realtà poi per tutta la vita rivestì un po' il ruolo di protettore, mecenate nei confronti dei musicisti, e il suo amore combinato per musica e arte forse va anche visto in relazione ad una sua parentela, perché i nonni e andando indietro di due generazioni, il nonno e il fratello di suo nonno avevano sposato e si erano imparentati con la famiglia del Garofalo da una parte e con la famiglia dei Filippi dall'altra, per cui era imparentato con famiglie di pittori e aveva studiato musica. Poi appunto gli vengono dedicate diverse opere a stampa di musicisti dell'epoca, Luigi Mazzi, che fu anche suo insegnante, Tomás Luis de Victoria, Orfeo Vecchi, Filippo Nicoletti, Pietro Maria Marsolo, Giovan Battista Buonamente, e viene descritto come un padre e amatore dei professori di musica. E, oltre a patrocinare appunto le stampe, aveva una notevolissima collezione di musiche, sia manoscritte che a stampa, di strumenti musicali di tutti i tipi, sia a corde che a fiato, e una collezione anche di ritratti di musicisti, sia reali che mitici. Casa sua quindi era anche diventata un luogo di incontro e vi si svolgevano quelle accademie
che possiamo immaginare si svolgessero anche in altre case, come quella Pannini, nei medesimi anni. Ci fu un'occasione, l'unica che voglio ricordare, particolarmente che è passata alla storia, che viene ricordata da tutti i manuali di storia della musica, perché nel 1599, quindi subito all'indomani della devoluzione di Ferrara allo Stato della Chiesa, in occasione dell'arrivo del Papa Clemente VIII a Ferrara per celebrare le nozze del re Filippo III di Spagna con Margherita d'Austria, arrivano diverse rappresentanti delle corti italiane, ospiti di questo matrimonio che fu celebrato per procura, ma fu comunque un'occasione memorabile. Ci fu anche la corte di Mantova e a seguito della corte di Mantova c'era anche il maestro di cappella che era Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi colse quell'occasione per organizzare a casa proprio di Antonio Goretti l'audizione di alcuni suoi madrigali. Evidentemente i due si conoscevano già e a casa sua ospiti i maggiori musicisti che potevano essere presenti a Ferrara, vengono nominati quelli ferraresi, Luzzasco Luzzaschi, Ippolito Fiorini, vengono anche invitati quelli che al seguito delle corti ci sono e viene anche invitato ad assistere a questa anteprima dei madrigali che poi in seguito Monteverdi pubblicherà nel quarto e nel quinto libro dei madrigali, viene invitato anche Giovanni Maria Artusi, il canonico bolognese, teorico e compositore. Durante l'audizione Artusi ascolta e successivamente pubblica un libro che si chiama L'Artusi, ovvero delle imperfezioni della musica moderna, in cui pratica stronca i madrigali di Monteverdi. Non lo fa citando Monteverdi, ma mettendo dei passi, pubblicando proprio dei passi dello spartito per dimostrare quanto fosse imperfetta la musica moderna. Da lì si scatenò una diatriba tra Monteverdi e l'Artusi e i rispettivi sostenitori. E questa diatriba è quella che poi è passata alla storia per gli strascichi che ha avuto e a noi interessa però sottolineare che Monteverdi, tra tutti i luoghi e i personaggi e gli ambienti culturali in cui decise di far sentire in anteprima questi madrigali che erano così innovativi per l'epoca, tanto che qualcuno proprio non riuscì a comprenderli, scelse la casa di Antonio Goretti, dove evidentemente sapeva di poter contare su una competenza che avrebbe potuto permettergli di essere ben accolto e soprattutto compreso, cosa che avvenne perché poi fu l'Accademia degli Intrepidi di Ferrara a pubblicare uno dei suoi libri di madrigali. Per venire quindi alla conclusione della storia di Antonio Goretti, questa enorme collezione che avrebbe dovuto, secondo anche le volontà di Antonio Goretti espresse nel suo testamento, essere vincolata da fidecommesso. Poi le vicende finali della sua vita ebbero proprio gli ultimi anni un tracollo finanziario. Lui era anche uno dei presidenti del Monte di Pietà di Ferrara, che fallì nel 1646. E allora per crimini finanziari era prevista la pena di morte, cosa che avvenne per uno dei responsabili del fallimento del Monte di Pietà, per cui uno dei tre che furono in crimine, Antonio Goretti finì in carcere, altri due, il computista e un altro pure, uno dei tre fu effettivamente condannato a morte, giustiziato, un altro fu graziato perché durante l'esecuzione si mossero le tavole del palco su cui era posto e quindi non riuscirono a decapitarlo e fu commutata la pena di morte in galea. Che comunque Goretti invece evidentemente se ne riuscì scarcerato, ma prima del termine del processo, ad andarsene da Ferrara, perché scrisse da Venezia al Monsignor Annibale Bentivoglio chiedendo un aiuto per la sua famiglia che era ovviamente in gravi difficoltà. E
proprio nel periodo in cui scrisse, 1647, di lì a qualche mese viene dato per deceduto nei documenti notarili, per cui morì proprio all'inizio del 1647. La collezione, quindi, di lì a qualche anno venne venduta perché la famiglia effettivamente si trovava in gravi difficoltà e il risultato della vendita permise di riassestare un po' il patrimonio di Goretti. Poi comunque nell'inventario dei beni del figlio Lorenzo Goretti vediamo che strumenti ancora ne rimanevano diversi di proprietà, per cui la pratica musicale, la passione musicale era rimasta parte della famiglia. In conclusione quindi vediamo che Antonio Goretti, questo personaggio di cui si potrebbe parlare ancora tanto anche per le sue collaborazioni con tanti musicisti, ancora con Monteverdi durante il Seicento, non è un caso isolato o una bizzarria di un uomo così appassionato per la musica da dilapidare, potremmo dire, tutte le sue sostanze, ma è piuttosto il prodotto di una comunità che era quella ferrarese, dedita alla musica, così come era dedita alla musica un'intera classe di nobili e di gentiluomini dell'epoca. E quindi questo è il prototipo. Antonio Goretti, così come forse se ne sapessimo di più anche il Pannini che commissionò la Camera della Musica al Guercino, il prototipo di quel gentiluomo nobile seicentesco, così dedito e pratico di musica egli stesso, da desiderare di dedicare alla propria casa una stanza totalmente per le esecuzioni musicali che vi si svolgevano. Bene, buona visione. Veramente brava Anna Valentini, la ringraziamo e adesso ringraziamo anche voi per la pazienza che avete avuto di ascoltarci e guardiamo insieme i dipinti e siete invitati anche a un brindisi che facciamo di inaugurazione nella stanza accanto. Grazie a tutti. Sono mosse le assi.